Per esprimersi al meglio sul campo da tennis è fondamentale sapere come funziona il nostro corpo e mantenerlo nella forma migliore. Per questo ci siamo rivolti agli specialisti di Top Physio. Oggi parleremo di gomito e di tutte le patologie che lo riguardano, come ad esempio l'epicondilite, che è talmente tipica da essere denominata gomito del tennista. L'epicondilite è un'infiammazione cronica dei tendini all'epicondilo, questo punto laterale del gomito, sede dell'inserzione dei muscoli estensori del carpo. Questa infiammazione dipende dallo stress meccanico ripetitivo della flesso-estensione del polso e può essere dovuta anche a una cattiva impugnatura della racchetta, a un difettoso stato di tensione delle corde della racchetta stessa. All'inizio il dolore è presente solo durante l'attività fisica, ma quando cronicizza può presentarsi anche nella vita quotidiana. Il gomito è un'articolazione complessa dell'arto superiore. È costituita dall'omero che si articola con l'ulna e con il radio e permette i movimenti di flesso-estensione e di prono-supinazione. Questa articolazione dà inserzione a numerosi distretti muscolari. I muscoli epicondiloidei si inseriscono sull'epicondilo, la parte laterale del gomito, e sono quelli che permettono l'estensione del polso. I muscoli epitrocleari si inseriscono sull'epitroclea, la parte mediale del gomito, e permettono la flessione del polso. La prevenzione dell'epicondilite consiste, in primo luogo, nella correzione dell'impugnatura e nella correzione dello stato di tensione delle corde. In secondo luogo, in un adeguato riscaldamento con esercizi di stretching e di lavoro eccentrico, cioè con elastico, dei muscoli dell'avambraccio. Adesso vediamo alcune terapie nel trattamento dell'epicondilite nel tennista. La laser terapia ha un'importante azione antidolorifica ed antinfiammatoria. Questo macchinario eroga fino a un massimo di 2500 mJ su centimetro quadro di energia. Questo valore rientra nel range terapeutico, ma non è tale da aumentare significativamente la temperatura locale, evitando quindi al paziente spiacevoli effetti collaterali. La seduta mediamente dura tra i 7 e gli 8 minuti e la frequenza può anche essere giornaliera per almeno 7-10 giorni. Stiamo vedendo ora una sessione di trattamento con onde d'urto focalizzate. Questa terapia viene dedicata a quelle forme di epicondiliti che sono resistenti alle altre forme di terapia.